Io veramente penso che passerò qui tutta la mia esistenza. Salve, non posso dirvi dove sono perché sennò questo non sarebbe un bunker segreto, ma semplicemente schiacciando questo pulsante ci addentriamo sottoterra in quello che non è assolutamente seminterrato di casa mia e dove quest'oggi costruiremo il covo definitivo con sala cinema, area gaming, area relax. E praticamente arriva sottoterra al piano meno uno, in realtà, in quello che di fatto è il piano totalmente interrato. Qua c'è un piccolo disimpegno e poi di qua si apre questo spazio che è pazzesco. Adesso ci sono un po' di cose a caso. È gigante! Quindi via con la costruzione. Situazione attuale: delirio totale. Qua ho improvvisato una palestra. Queste freccette le ha lasciate il vecchio proprietario. Stessa cosa per questi che non funzionano. Qua è un disastro. Però la situazione cinema è già qualcosa. Poi vabbè, in realtà qua ci sarebbero le scale per salire, però è più figo arrivare con l'ascensore. Iniziamo a montare le poltrone perché non so effettivamente quanto sono grandi e poi faccio le cose al contrario io. Sì, lo so. Ci serve spazio. Allora, vediamo ste sedie gentilmente offerte da Vanessa T a terra. Diciamo che per fare tutto sto progetto ho approfittato del mio stato da youtuber, quindi ho scorcato un po' di cose, tra cui queste sedie che sono pazzesche. Wow. No vabbè, guardate che roba. Mamma mia. E sono proprio sedie da cinema super lusso. Guardate che belle, tutte in pelle. Qua sotto c'è tutto il meccanismo, sia la parte reclinabile per i piedi, sia per il dietro. Lo schienale è da montare. E poi questa non ha il bracciolo destro perché si mette con altre poltrone, proprio come in un cinema vero. Quindi questo va qua. Colleghiamo qua sotto. Tac. E questo dovrebbe essere così. Alimentazione ci va qua. Vediamo un po'. No, guardate che tamarrata! Pure il portatazza! Ah, qua c'è uno scompartimento sotto il bracciolo. Beh, allora, comfort top. Se schiaccio, si reclina. No, vabbè! Cioè, pensa a guardarti un film così. Guardate, si regola pure il poggiatesta! E poi c'è la zona lombare. Oh! Posso dire che a me basterebbe questo? Ad ogni modo, secondo i miei calcoli, ce ne saranno tre. E poi bisogna fare la fila dietro di altre tre rialzata. Sarà un bel casino. Ho bisogno di rinforzi. Salve! Vabbè. Vai! È tutto provvisorio, ma guardate qua che roba! Cioè, fa già effetto cinema vero. Considerate che quelle dietro vanno rialzate, poi bisogna mettere tutta la moquette, le luci, gli ornamenti. Però guardate che belle, veramente sembra un mini cinema super lusso. Ah, ovviamente si possono cambiare i colori perché diciamo che l'RGB è veramente abominevole. Quindi ora si prendono infinite misure perché ci serve materiale. Diciamo che ho detto, ma sì, sarà un lavoro da una giornata, massimo due. Mi sa che ci vorrà una settimana per fare tutta sta baracca. Bene, adesso recupero del materiale per fare questo soppalchino, così anche la fila dietro potrà vedere. Dovrebbe essere sufficiente, questo è il piano e lì per rialzare. Vernice, viti, staffe. Praticamente ho trasformato la mia casa in una segheria. Vai Mimmo! Tutto sotto controllo. Comunque il montacarichi è la svolta. Altro che l'ascensore di Molteni. Ciao Miki, ti voglio bene. Abbiamo un palchetto. Adesso bisogna fissarlo. Super. Adesso occorre imbiancare, o meglio innerare. Bene, nero fatto, adesso bisogna aspettare che si asciughi tutto. Altro giorno, vernice asciutta. Ho montato lì dei pannelli fonoassorbenti. Poi adesso ci sono luci a caso. Quando sarà illuminato giusto sarà tutt'altra storia. E adesso stiamo mettendo i pannelli anche lì. Guardate che figo l'effetto che viene. Vado. Oh sì, che bello. Che benessere. Voilà. Pulito. Posso dire che l'effetto è veramente figo. Ora, voi pensate che siamo dei completi sprovveduti, e infatti probabilmente avete ragione, ma guardate che figo. C'è questo softwareino che permette di fare la sala cinema in 3D e capire perfettamente come posizionare le cose per avere la visuale perfetta. Lo useremo? No, probabilmente andremo ad occhio. Grazie.
dovrebbe funzionare. A questo punto, tappeti. Sarà una sorta di Tetris. Anche il piede vuole la sua parte. Ok, sta decisamente prendendo forma. Manca sicuramente una cosa fondamentale, che in realtà mi è arrivata un sacco di tempo fa, l'avevo già unboxato. Un super grazie a Samsung. Abbiamo questo mega proiettore, The Premiere si chiama, e soundbar, speaker e il mega subwoofer. Ed eccoci qua col nostro proiettore. Vediamo. Funziona. Sì, è tutto storto perché adesso è da setappare. Vedete, finirebbe lassù. Bene, ho smanettato un po' con i settaggi. Si può ancora migliorare qualcosina, ma posso già dirvi che questo proiettore è una bomba. Per l'audio invece ci sono da sistemare le casse dietro, cose varie. Però guardate che roba, è più grande di me. E la cosa fighissima è che appunto non serve installarlo là sopra, che poi se uno si alza si vede l'ombra, ma lui da qua, attraverso questo super prisma, proietta quasi in verticale, ovviamente 4K HDR. Adesso però bisogna sistemare un sacco di cose, quindi ci vediamo con tutto quanto il cinema completamente finito. Signori e signore, benvenuti nella cava d'ale, nella sala cinema ufficialmente terminata. Vi giuro, sono veramente emozionato perché è una di quelle cose che ho sempre visto come un sogno irraggiungibile così, e adesso posso dire di avere effettivamente una sala cinema. Mi serviva veramente? Forse no, però è tutto così figo. Ci sono un sacco di dettagli e cose da sistemare ancora, perché sapete che io sono molto precisino e qua tante cose sono un po' temporanee, diciamo. Però guardate che figo l'effetto delle poltrone, la fila dietro rialzata, questo tappeto che è veramente super morbido con tutte le luci che lo illuminano, questi tubi fanno effetto proprio industrial, e queste poltrone sono veramente da sogno, danno proprio quell'effetto di cinema privato, ma soprattutto sono veramente veramente morbide, comodissime. Mi sono fatto già il preset per avere la posizione perfetta per guardare lo schermo, e la vera svolta è il poggiatesta, perché di solito quando ti sdrai tendi ad avere la testa in alto. Questo invece, come vedete, se si solleva al massimo, ti mette proprio perpendicolare allo schermo, che sembra una cavolata ma funziona alla grande. Qua poi ci sono tutti gli altri pulsanti, si possono scegliere i vari colori, e questa centrale ovviamente è il setup perfetto per guardarsi un film. Ma torniamo eretti, perché devo dirvi ancora un sacco di cose. Ecco, mi sarebbe piaciuto avere un qualcosa di più smart, magari un'applicazione per controllare tutte le sedie assieme, almeno le luci, magari fare qualche effetto, cosa che ovviamente non avviene con tutte le altre luci che sono super domotizzate. Quindi banalmente posso spegnere tutto quanto, vedete le poltrone rimangono accese, però possiamo impostare, che ne so, una luce più naturale e avere proprio la dissolvenza da cinema che inizia la proiezione, oppure avere una scena tutta rossa. Vi faccio notare il dettaglio che pure Darth Vader è domotizzato. Insomma, infinite sono le vie della domotica, e se devo essere sincero non so quanto tutto questo renda in video, perché ovviamente con poca luce adesso sto girando, la luce fa strani effetti, ma vi garantisco che dal vivo è una bomba assurda. Ovviamente funziona tutto quanto con comandi vocali e cose varie. Qua sopra ho fatto l'angolo statuette, queste sono tutte interamente stampate in 3D, e guardate che figo l'effetto, soprattutto quando cambiamo colore. Mentre per quanto riguarda la fila qua dietro, a parte il palchetto, guardate che figo, è stato un delirio trovare la posizione giusta affinché tutti potessero vedere. Io che sono basso, per esempio, se mi metto qua riesco comunque a vedere, considerando che in realtà ragionevolmente se quelli sono dietro, quelli davanti saranno sdraiati, quindi questo davanti è indubbiamente il posto migliore, è il mio posto. Però ho pensato anche agli amici, ovviamente tutti voi che state guardando questo video, se siete miei amici siete invitati. Ma oltre alla sala cinema, dietro questa tenda si apre un mondo. Divano riciclato con quest'area relax. Simulatore tornato in funzione. Questo, per chi se lo fosse perso, è pazzesco. Ci avevo fatto un video tipo 2-3 anni fa, fatto da Restech con i miei amici di AK Informatica. Guardate che figo, tutto in carbonio, col volante formula e con il mega computer decisamente tamarro con raffreddamento a liquido. Se siete curiosi andate a recuperarvi il video che avevo fatto appunto qualche anno fa. Questo, dannazione, ho provato a farlo funzionare ma non ci sono riuscito. Praticamente, per chi fosse
fosse curioso, ci hanno sostanzialmente messo dentro un computer con un emulatore, quindi boh, magari lo faremo funzionare. E poi ovviamente Area Snack con questa che è stupidissima. La mia idea tra l'altro sarebbe di domotizzarla, non ci vuole niente, basta mettere una presa smart, solo che quella che avevo non funziona, dannazione. Qua si mette il mais, poi si accende, fa decisamente un casino. Possiamo prendere il fantastico contenitore esattamente come in un cinema vero, lo posizioniamo qua sotto e adesso in pochi secondi avremo la magia dei popcorn. Ah, un grazie anche agli amici di Red Bull che mi hanno regalato il frigo. È semplicissima, però è super efficace. Vieni giù, basta, ferma. Orco can, devo dosare meglio le quantità. Comunque stai qui, ti rilassi, giochi, ti fai il cosettino di popcorn e poi te ne vai nell'area cinema. Ditemi voi che cosa volete di più dalla vita. Forse del sale, che mi sono completamente dimenticato di mettere. Ah, non vi ho fatto sentire l'audio. Infatti ho montato le casse anche dietro, qua sopra negli angoli. So che arriveranno tutti gli amanti dell'hi-fi che diranno: ma ci sono più cose che devi fare per avere il Dolby Atmos e bla 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 bla. Verissimo, però come soluzione più semplice possibile, questa qua di Samsung con la soundbar più il subwoofer più gli speaker dietro è super interessante, perché è studiata tutta per far rimbalzare le cose nella stanza. Sono uno youtuber semplice, quindi per testare questa cosa usiamo Top Gun. Volume al massimo e sembra veramente di essere lì. Pazzesco, pazzesco. Purtroppo voi non capirete niente, perché ovviamente state vedendo il vostro video dal telefono o comunque da delle altre cose. Che poi una cosa che mi fa sorridere è che cinema, però poi effettivamente adesso con tipo un Vision Pro tu puoi tranquillamente ricrearti il tuo cinema virtuale, che è un tema, cioè forse tutta sta roba qua diventerà obsoleta. Per il momento secondo me non ancora, anche perché poi hai delle persone attorno, oltre al fatto che vedere un film sul proiettore non ti affatica gli occhi, anche per questo è meglio di una TV e tutte queste cose qua. Però non voglio star qui a fare pipponi sull'audio e sul video, fatemi sapere magari voi che piccole chicche aggiungereste, cosa cambiereste. Secondo me c'è ancora qualche lavorettino da fare sui dettagli, ma anche su quel qualcosa in più che manca. Da Yaki quindi e da questo bunker, sala cinema e cose varie era tutto, ci vediamo prossimamente con prossime cose e costruzioni e giri in giro per il mondo. Ciao.